Ciao amici. Allora, ultimamente i tutorial per quanto riguarda i pronosticatori, come avete visto, li sto facendo muti, in modo tale da evitarvi di ascoltare la mia voce, il mio dialetto, il mio timbro vocale, così da non infastidirvi. I tutorial sono accompagnati da una musichetta, insomma, più piacevole della mia voce. Ma per questo PronoDev, purtroppo dovete sorbirvi la mia voce, le mie spiegazioni, perché c'è qualcosina in più che non posso, insomma, lasciare muto. Quindi ha bisogno di essere spiegato un poco più a fondo. Vabbè, vediamo subito. Insomma, questo è il PronoDev, è praticamente un pronosticatore che serve è comodo più che altro per analizzare gli interi turni di campionato, cioè caricando la classifica del campionato che ci interessa analizzare, se tipo la Premier League oppure che ne so, la Serie A italiana. Quel sabato, quella domenica ci sono le 10 partite, 7 partite, 6 partite, quelle che siano. Insomma, per quel turno di campionato, caricando la classifica aggiornata, abbiamo per tutte le partite che vogliamo analizzare per quel turno, insomma, abbiamo i pronostici, ce ne sono ben 8, come vedete. C'è il segno fisso, c'è la doppia chance, c'è l'over 1,5, l'over under 2,5, il gol non gol, segna casa, segna ospite, il combo. Voi mi direte, vabbè, ma che c'ha di differenza dagli altri pronosticatori, tipo che ne so, Indicator, Pronosticator, e quanti più ne ho messi, insomma. Che come ho detto parecchie volte, già ho scritto già, insomma, ogni pronosticatore ha una sua specifica caratteristica, al di là del fatto che possono servire per il singolo evento, per l'intero palinsesto, per il turno di campionato, sono proprio diversi nei calcoli, nelle formule, negli algoritmi che vengono utilizzati per poi elaborare e calcolare i pronostici. Quindi chi ne ha più di uno vedrà, ad esempio, caricando la stessa partita, probabilmente sul pronosticatore mono evento, sul pronosticatore palinsesto intero, sul pronosticatore tipo questo per turno di campionato, potrete vedere delle piccole differenze o anche probabilmente tutti quanti con lo stesso pronostico, potrà capitare anche questo. Però per esempio ci sono pronosticatori che sono fatti con tipo il pronosticator, si basano sulla distribuzione di Poisson, la classica, quella ormai famosissime che tutti usano per i pronostici. Ci sono pronosticatori che utilizzano un algoritmo di Excel per prevedere determinati valori. C'è questo qua che invece utilizza le devianze standard, e quindi insomma, come Indicator, che invece ha un altro algoritmo del tutto mio, esclusivo, personalizzato su 5 indicatori che, come spiego nel tutorial di Indicator, sono specifici e molto particolari. Quindi, come vedete, ogni pronosticatore ha la sua caratteristica. Comunque, al di là di tutto questo, di tutto ciò che è la matematica, questo PronoDev praticamente è dedicato esclusivamente a turni di campionato per appunto singolo campionato. Per cui si carica la classifica aggiornata del campionato e si elabora il pronostico delle partite che interessate. E allora, vediamo come funziona. La prima cosa da fare, se abbiamo la tabella della classifica popolata, la zeriamo, quindi puliamo insomma, tutta la tabella con il bottone azzera classifica e abbiamo tutto pulito. Dopodiché andiamo per popolare la tabella, a prendere i dati su Social Stats, che tutti conoscete, suppongo. Qui in alto abbiamo già una prima lista di campionati più importanti, nel caso non ci sia quello che ci serve, insomma, qui nel menu trovate tutti gli altri.
Ma supponiamo che noi vogliamo analizzare l'Italia, insomma l'Italia Serie A, il prossimo turno. Va bene? E quindi che cosa facciamo? Una volta aperto qui con cliccando su Italia, ci appare questa pagina, scorriamo in basso e andiamo a cercare nelle tabelle, qui Tables, Wide Table, cioè la tabella più ampia, quella che riporta tutti i dati. Porta il totale, quelli in casa, quelli fuori casa. Ok? Quindi alla tabella, alla classifica, andiamo a porci prima del segno 1 e con il mouse cliccato trasciniamo e andiamo fino all'ultimo numero, non oltre, fino giusto all'ultimo numero dell'ultima squadra in elenco, in classifica. Selezionata tutta la classifica, la copiamo. O con il CTRL C o con il tasto destro del mouse si appare questo sottomenu e andiamo su copia e portiamo in memoria i dati. Dopodiché torniamo sul file e andiamo dati classifica. Vedete questo bottone giallo? Lo clicchiamo e popoliamo la nostra tabella. A questo punto qua dobbiamo andare a vedere quali sono le partite che vogliamo analizzare. Allora andiamo su match. Vabbè, no, torniamo su Italia, Italia match. Ecco qua. Allora, prossimo match. Che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Sabato 24 novembre abbiamo Udinese Roma, lasciamo stare il Parma Sassuolo. Parma Sassuolo. Parma Sassuolo. E allora, per analizzare il Parma Sassuolo, andiamo a vedere. Sassuolo è numero 7, il Parma è numero 11, per cui la squadra che gioca in casa mettiamo il numero qua, 11, la squadra ospite, il Sassuolo 7, mettiamo il 7, ecco qua, ed è elaborato il pronostico, gli 8 pronostici, segno fisso 1, doppia chance 1x, over under sì, over 1,5 sì, cioè over under e under, gol non gol e gol e gol, segna casa, segna ospite e poi c'è il combo 1x più gol e gol. Va bene, siccome dobbiamo analizzare gli altri eventi, le altre partite del turno che ci interessano, questo qua ce lo possiamo memorizzare e facciamo con inserisci in elenco. Ecco qua, cliccando, dopodiché lo andiamo a vedere se è stato inserito e andiamo poi a elenco e vedete, ci ritroviamo il Parma, Sassuolo, 1-1x e qui poi andremo a mettere il risultato finale. Va bene? Che poi supponiamo che sia 2 a 1, vedete? Ci dirà quali sono quelli esatti e quali quelli errati. Tranne il combo, che comunque lo dobbiamo stabilire noi. Però vedete che ci riporta il verde e il rosso, per il verde ovviamente tutti quelli esatti, il rosso per quelli là sbagliati. Su questa icona qui andiamo di nuovo alla classifica e andiamo ad analizzare l'altro incontro, altri incontri, Bologna-Fiorentina, tanto per dire. Allora, il Bologna, vediamo che cos'è. Bologna è 16, allora numero 16, e la Fiorentina è il numero 9, numero 9. Ecco qua, 1x, sì, under, vabbè, inserisci in elenco. Abbiamo memorizzato pure questo, vedete? Sta tutto qua, questo qua lo possiamo cancellare per il momento. Ecco qua, per il momento abbiamo memorizzato questi due incontri qua, torniamo, andiamo a vedere il prossimo incontro, Empoli-Atalanta, vediamo pure questo, allora Empoli-Atalanta, Empoli-Atalanta, Empoli è 18, Atalanta è 8, 18 e 8, ecco qua, inserisci in elenco, poi che vogliamo vedere più? Lazio-Milan, bella questa. Lazio numero 4, Milan numero 5, 4 e 5. E la Lazio vince. Vabbè. Mi dispiace per i tifosi del Milan, ma Pronodeb dice che vince la Lazio. Inserisci in elenco. Vediamo se ci sono qualche altra partita che ci interessa. Genova-Sampdoria, il derby. Andiamo a vedere che dice del derby. Allora, Genova-Sampdoria. Genova è il 14. La Sampdoria e il 12, ecco qua, 1x, 1x, sì, vabbè, va tutto a posto, inserisci in elenco,
Andiamo in elenco. Ecco qua, questi sono i cinque incontri che abbiamo voluto analizzare, che ci siamo memorizzati, e adesso ce li ritroviamo qua, e da questi possiamo poi eventualmente crearci le nostre multiple, che ne so, utilizzare i pronostici per fare delle singole, insomma, quello che vogliamo. Questi sono i cinque eventi analizzati per l'Italia campionato Serie A. Una volta finito con l'Italia e una volta che abbiamo utilizzato questi pronostici, se vogliamo, vabbè, possiamo anche lasciarli, insomma, tutto sommato, perché pure cambiando la classifica, io voglio analizzare, per esempio, come si chiama, l'Inghilterra, andiamo a vedere, England, ecco qua, vai England, e che ce l'ho? Ah no? Ma fa durare sto tutorial 20 minuti. Ecco qua, wide table, eccolo qua, andiamo prima del numero 1, andiamo giù, fino a 18, control C, o copia, torniamo qua, dati classifica, e andiamo a vedere ora le partite dell'Inghilterra. Vediamo un po' i match, quali sono i prossimi. Allora, Brighton, Leicester, Everton, Cardiff. Vediamo Everton Cardiff 9 e il Cardiff è il 18, 9-18. Allora, uno X, sì, over, vabbè, tutto a posto, inserisci in elenco. Vai all'elenco, vedete, ha aggiunto anche questo qua dell'Inghilterra, per cui possiamo crearci tutta una nostra lista prima di tutte le partite con tutti i pronostici, dopodiché ci facciamo la nostra multipla, ci facciamo le nostre scommesse, insomma quello che vogliamo. Una volta finito, basta solo cliccare, possiamo anche lasciarli poi eventualmente, insomma, visto e considerato che poi avremo il verde e il rosso per quelli esatti e quelli sbagliati, eventualmente può fare una statistica, perché tanto non vi preoccupate, il file aggiungerà sempre alla prima riga vuota il pronostico che avete elaborato, per cui resteranno in memoria tutti quelli eventualmente precedenti. Oppure potete cancellare cliccando qui sul cestino e quindi vi azzererete, poi insomma il prossimo pronostico sarà memorizzato di nuovo qui nella tabella vuota. Va bene, questo potete deciderlo voi, però nel caso che fosse che volete lasciarli in memoria per farvi una statistica del pronosticatore, su quali sono gli eventi, su quali sono i pronostici più affidabili o meno affidabili, insomma, poi eventualmente dovreste avvisarmi in modo tale che vi posso allungare questa tabella contenitore, insomma, perché altrimenti la riempite subito e quindi potreste avere problemi poi per le memorizzazioni successive. Vabbè. Quindi torniamo qui, insomma, vi è chiaro come funziona, basta solo andare a copiare la classifica, incollarla qui in questa tabella predisposta e inserire due numeri che trovate qui nella colonna corrispondenti alle squadre che dovete analizzare. Fatto questo, dopodiché fate inserisci in elenco e vai a elenco per andare a consultare tutti i pronostici che avete analizzato. Va bene? Non vi dimenticate di fare azzera classifica prima di inserire la classifica nuova e poi ovviamente dopo aver copiato dal sito SoccerStats i dati, insomma, incollarli qui con i dati classifica. Questo è quanto. Questo è il primo tempo, spero che vi piaccia. Sapete come fare per richiederlo. Un abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima. Ciao amici. Un abbraccio a tutti voi.